Siamo al Teatro Duse. Perché Erri Belafonte, che ci ha lasciato da pochissimo, ci ha lasciato da poco, ma forse Erri Belafonte, perché quando ho parlato con Mario, uno degli autori della tua trasmissione, sai, il primo 45 giri che mi ha regalato è stato questo, ma non per questo mi sono messo a cantare solo ballate e parlare di banane, insomma, comunque è stato il mio primo 45 giri. E peraltro ricordiamo sempre Erri Belafonte a proposito dei diritti, perché fu anche un attivista per i diritti civili negli Stati Uniti. Dove ancora vigevano forme di segregazione razziale. Bon, benvenuto principe, a proposito invece di democrazia. Grazie principessa. Ma è vero che, no, però lui lo chiamano il principe, ma è vero che un giorno avete discusso tu e De Gregori su chi avesse la titolarità della ma devo dire che De Gregori su questa su questa ignominia che dovrei, insomma, perché nel mio caso la parola principe è venuta per difetto, non per eccesso, nel senso che quando sono tornato a Modena, della mia città, dopo aver fatto successo in giro, i miei amici hanno detto il principe, per dire la puzza sotto al naso. Quindi non era proprio un complimento, capito? De però Gregori, a te ti è piaciuto? Vuole la... bene, se la tenga. Ma è vero che avete discusso? Vi siete incontrati? Ma è lui che mi discute sempre. Appena mi vede mi contesta la storia del principe. Io lo so, che gli dico? Cioè, buongiorno, ciao, come stai? E lui ti dice... ma il principe sono io. È così, no? Fidati, è così. Ciao Francesco. Ecco, ti vogliamo bene, quando certo. Vuoi sei il benvenuto. Ma il principe sono io. Vabbè, no, dai, provocazione. Equipe 84, io in mente te e 29 settembre, appunto, c'è sempre Battisti come trade union. Io lavoro più forte. Seduto in quel caffè io non pensavo a te. Giornale Radio. Ieri, 29 settembre. Guardavo in il mondo che girava intorno a me. In tal modo, nella ricorrenza del 29 settembre, un altro poi passo. D'improvviso lei sorrise e ancora prima di capire mi trovai. Sotto braccio lei stretto come se non ci fosse che... Eccolo qui, questa era quando te la tiravi? Eh sì. Quando te la tiravi? Sì, no, ma come? No, ma ti stavo dicendo... Sto scherzando. Sai che quando si parla di Battisti c'è sempre qualcuno che mi... Cioè io quando parlo di Battisti, il giorno dopo ho qualcuno che mi contesta. Chi? Tipo, hai sentito 29 settembre? Oggi, 29 settembre... Tutti ci siamo in 10 che abbiamo avuto l'idea del giornale radio, del televisore. In 10 siamo. Io mi ricordo che ho detto a Lucio, sai che io vorrei, addirittura non gli ho detto giornale radio o telegiornale, gli ho detto vorrei Palladini, vi ricordate, è stato il primo speaker del telegiornale della RAI, quello che chiamavano Dumbo perché aveva l'orecchio un po' così, vabbè comunque, volevo lui a fare ieri 29 settembre. E Lucio mi disse, oh, questa è un'idea da milioni di copie in più. Credo di essere stato io, ma non ne sono più sicuro. Senti, ma mi hai dato anche foulard, no? Vedo che oggi tu hai un maculato un po' brilluccicoso. Guarda, molto rockstar. Questa è una pashmina, però ti rivelo un segreto su questi foulard pashmine. In genere a una certa età si mettono, ma non sono più foulard, sono copripanza.
Guarda, ma ce ne sono tanti. Capito? Però mi dice che no, figurati, sai, atleticissimo, altissimo e prestantissimo. Però dice che sei stato tu a dire a Lucio, che a dare il primo foulard a Lucio. No, l'ha preso lui in casa mia, nell'armadio. Cioè, se l'è fregato. Gli è piaciuto Roma, molto. Eccolo qua, guardalo che caruccio. Sì, i miei foularini. Indiani. Ha cominciato dal primo, probabilmente qualcuno gli ha detto bella questo look, il foulard, eccetera, e tutte le volte che veniva a casa mia lui apriva quell'armadio e me lo diceva, per carità, però me l'ha svuotato. Ma non è che l'ha preso come gioco scaramantico, che ha visto che gli funzionava, ha detto vado lì? Può essere. Questo non te lo so dire, però io avevo dei foulard che mi amavano tanto e poi dopo... È andata così, sono spazi nel vento. Allora, ripartiamo da Battisti, Canzone del Sole, Acqua Azzurra, Acqua Chiara e poi Emozioni. E poi ci racconti di quando, prima di andare in scena, la prima volta, a Canzonissima, tu hai dovuto sedare quasi un attacco di panico di Lucio. No, era Cantagiro. Cantagiro, scusami, va bene. Sì, Cantagiro, non c'entrava niente, no, è vero. Cicci, mi sono è stato un lapsus. Vai. E la cantina buia dove noi respiravamo piano. E le tue corse, l'eco dei tuoi no. Oh no, mi stai facendo capire, tu non puoi, tu chiamale se vuoi emozioni. Tu chiamale se vuoi emozioni. Hai raccontato. Un giorno mi chiama Lucio, vieni con me al Cantagiro? Sì, e... mi accompagni, cioè avevo un po' le prime volte, io va bene, vengo. Cioè no, devi proprio da venire, devi proprio venire. L'ho accompagnato, sì, l'ho accompagnato e succede che lui era molto emotivo e prima di salire sul palco si era attaccato al mio braccio, avevo ancora, ho portato la sua firma per un po' di tempo, sì. E insomma aveva questo timore, ma succede ancora anche a me, per cui attaccata a me, già a un certo punto presentano Lucio, Lucio Battisti, ovazione della gente, hanno cantato con lui, l'hanno applaudito, hanno cantato insieme a lui, è andato su che mentre saliva si è girato e gli ho detto vai ammazza tutti, quando è sceso aveva due occhi diversi e mi ha detto a Maurì non mi ferma più nessuno. Amore. Fortissimo. Ma perché, grande. Ma che ti diceva mentre stava aggrappato all'avambraccio? No, questo non me lo ricordo, parolacce, cose. Cioè tutto quello che gli veniva in mente, perché se la faceva... Insomma. Ed era già famosetto, no? Perché comunque aveva, sì, già fatto... Sì, erano i primi suoi... Aveva già fatto... C'era Acqua Azzurra, Acqua Chiara. Credo fosse Ballalinda, Acqua Azzurra, non mi ricordo. Acqua Azzurra, Acqua Chiara, più o meno doveva essere questa. Lo avevi conosciuto a Sanremo? Sì, a Sanremo, ma non Sanremo Festival. Noi siamo andati a suonare a Sanremo durante il festival, nel locale, nel nightclub, quando il festival era al Casinò. E siamo andati a fare, allora si chiamava Attrazione, adesso fa ridere. Facevamo 45 minuti centrali per far ballare e cantare la gente. E l'orchestra base erano i campioni di Mattano, ex campioni di Dallara, e il chitarrista, Storicciolino qua, c'era Storicciolino. Era lui. Era Lucio, e io appena sono entrato, avevo le valigie, la chitarra, eccetera, nel Casinò, è arrivato lui e mi ha detto, oh, piacere di conoscerti, oh, sei un mito, bello, te devo far sentire delle canzoni. Me ne avrà fatte sentire 100. 100? Ma guarda, me ne ha fatte sentire una cosa, mi sono anche perché quando uno mi diceva ai tempi, devo farti sentire delle canzoni, io... Ma non nei capelli, dice oddio no, mio. No, sì, perché certo. In genere succedevano dei disastri, perché facevano delle robe inascoltabili.
E lì pian piano ho cominciato ad ascoltare le sue canzoni, avevano un fascino. E capii che quello poteva essere... Ma anche qua, si parla di Lucio Battisti, io non l'ho scoperto. Rifiuto di dire che l'ho scoperto io, anzi, non l'ho scoperto. Non l'ho scoperto, non scrivetemi sui social, No, va, offendendomi. Perché? Perché li ha scoperto tutti, anche qui ci saranno 50 persone che l'hanno scoperto. Ah, ok, tu dici che tutti si hanno la paternità del... Certo. Cioè, ho parlato io per ho scritto che ho accompagnato, è la verità. Fisicamente. Fisicamente. Lucio davanti alla porta del papà di Giulio Mogol. Giulio Repetti in arte Mogol. Il Mariano Repetti, che era il direttore delle edizioni Ricordi, lui mi ha chiesto di accompagnarlo lì e di prendere l'appuntamento, io gliel'ho preso, l'ho portato, si è chiusa la porta, stop, io non ho scoperto nessuno. No, già traduco, lui sta dicendo che tu hai scoperto, mentre tutti dicono che hanno scoperto Battisti. Senz'altro l'ha scoperto qualcun altro. Come sarebbe stato, secondo te, se fosse oggi, quest'anno sono i suoi 80 anni, no? Come te lo immagini Battisti ottantenne? È un vecchio, uno come me che canta. Io sono al traguardino, il prossimo anno anch'io. 44, 30, come li festeggiamo questi 80 anni? Miei? Non so, con le corna. Vabbè, no, con voi. Serena, certo. Ci abbiamo anche noi, ci abbiamo il nostro Battisti, che ogni tanto lui viene, ci guarda e vede se è tutto giusto quello che diciamo. Quindi, ciao Lucio. Ma lo vogliamo mettere qua accanto a noi? Scusa, mettimelo qua, portamelo qui. No, vai. Certo. Stiamo parlando di lui. Eccolo. Così lo evochiamo. Mettimelo qua al posto mio, vai, grazie, vai. Caro. Figurati. Che poi in realtà. Il mio foulard. Ah, no. Vedi, no. È sempre il tuo anche foulard. Quello. Vabbè, insomma, come non hai in mente altri festeggiamenti? Dei miei, no. Sai che quando mi fanno gli auguri, quando vai avanti con l'età, quando ti fanno gli auguri, mi sembra una roba per dire spera di sopravvivere ancora un po'. Cioè, Eva, no, te l'ho detto prima. Non facciamo così discorsi, ma vabbè. No, vabbè, però gli auguri a 20 anni suonano in una maniera. Dopodiché, Maurizio, siamo tutti su questa terra, quindi esatto. Diciamo... Sì. La campana può suonare per chiunque, esatto, e quindi godiamocela, aiutiamo gli altri, per il momento, restiamo uniti finché ci siamo. Ma sto occhialetto non te lo vuoi mai togliere? Cosa? L'occhialetto. Quale occhialetto? Scemo, sono gli miei occhi questi. Va bene, dai, senti, ti faccio rivedere un'esibizione epocale, che era ovviamente Battisti e Mina. E poi continuiamo questo racconto, perché ricordo 12 maggio, concerto di Vandelli proprio su Battisti. Vai. E peraltro lui non voleva cantare. Chi? Lucio? No, Lucio. Lui voleva scrivere per i grandi artisti italiani. Lui non aveva intenzione di cantare. No, io non voglio cantare. Poi pian piano l'ha capita. Perché tutti gli dicevamo: guarda che quando ci fai ascoltare una canzone hai un fascino incredibile. Insomma, io non gliel'ho detto a proposito, è vero? No, gliel'hanno detto gli altri, quelli che l'hanno scoperto. Madonna, che polemica oggi, ma che ce l'hai? Guarda, fai nomi e cognomi, scusa. Arrivano le offese sui social, fidati.
Ma perché mi fai domani trovo tutto? Ah, tu non hai fatto questo, non hai fatto quello. Dai, che ma per chi le fa queste offese? Ma che te frega dei social? Sei Maurizio Vandelli, stiamo ancora a pensare a qualche scemo sui social. No, perché io ogni tanto vado a vedere. Cioè, vabbè. Ma che ti importa? Comunque, tu scrivi appunto nel tuo libro Emozioni Garantite. Se avesse se avesse dato retta al suo istinto, non avremmo avuto Lucio Battisti, ma solo un grande autore di musiche. Sì. Sì. Però vedi, questo elemento della timidezza rientra. A un certo punto voi non vi sentite più, no? Come mai? Allora, a un certo momento Lucio sparisce dalla mia vita, parlo per me. Mm-hmm. Dopo che stavamo insieme giorni e giorni, ci vedevamo un giorno sì, di colpo sparisce. Lui aveva fatto successo, era già a un buon punto. Io suppongo che avesse l'imbarazzo di stare con degli amici che avrebbero potuto in qualche modo chiedergli: mi scrivi una canzone, mi dai una canzone. Lui voleva a quel punto lì lavorare per se stesso. E per evitare l'imbarazzo forse non... O forse era semplicemente un po' orso, tant'è che si ritira anche dalle scene, non l'ha mai superata quella roba lì dell'esibizione. Guarda Serena, credo di no, perché era una delle persone più simpatiche che avessi mai incontrato nella vita. Ma simpatico battutaro, questo lo dicono tutti. Battutaro, casinista, tutto. Ma casinista tipo? Ma tipo, facevamo delle robe pazzesche. Già, ad esempio, anche la sua tircheria era un gioco. Era un gioco e quando... C'era, andavamo al bar, un caffè, facevamo... Il gioco era chi scappava per primo. Per un caffè. Ma sì, ma era un gioco, proprio perché era un gioco, non era... Certo. Che aveva iniziato a fare lui. Che aveva iniziato a fare lui. Sì. Va bene, però prima di sparire tu fai un arrangiamento per l'epoca rivoluzionario di Pensieri e Parole. Raccontamelo, così poi dopo l'ascoltiamo e capiamo cosa hai fatto di diverso. Non era esattamente un arrangiamento. Cos'era? Lui cercava in Pensieri e Parole, dove avevo suonato anche che la chitarra insieme a lui, di trovare un effetto per la voce iniziale. Che ne sai tu di un campo di grano? Sai che c'è quell'effetto? Che ne sai tu? Tu conosci il phasing. Di trovare l'effetto per quella storia lì. Io andai in studio, non c'erano pedalini, non c'erano effetti, non c'erano bottoni, con due registratori, due ore a fare sta roba, sono riuscito a fargli sti effetto e lui, felice come una Pasqua, ebbe quello che voleva. Lo riascoltiamo, Pensieri e Parole. Che ne sai tu di un campo di grano, poesia di un amore profano, la paura d'essere preso per mano, che ne sai? L'amore mio, che ne sai di un ragazzo è roccia bene, ormai, che mostrava tutte quante le sue sfide, il tempo è sì, cemento per te, lo sai, gira, sì, che ne sai, davanti a me c'è una. Proprio un monologo interiore tipo freudiano, Schnitzler, O'Neill, sa lui che parla con se stesso. Serena, c'era Mogol in una... C'era Mogol, sempre stato in forma, ma in quel periodo, secondo me, Giulio, anche incidendo il CD in queste Emozioni Garantite che ho fatto, sono arrivato a commuovermi. Giulio ha scritto delle cose che non erano testi, erano sceneggiature di film. È vero. Il ramo calpestato, la nebbia, ti fa vedere il paesaggio, incredibile. Senti, ma com'è che ti dice, tu hai scritto che le canzoni te le cantava, come te li dava i testi, nel senso ti si avvicinava e te lo diceva... Giulio?
Giulio, se avesse mangiato cipolla sarebbe stato un problema, perché te la cantava un po' 10 centimetri dalla faccia, ecco la frase sì, esatta. Sì, lui era, veniva addosso e ti fiatava, anche perché non era intonato proprio, non era... Ti fiatava. No, non era molto intonato, arrivava lì e ti sparava il testo nelle orecchie, in faccia. Cioè te lo iniettava, hai capito? Per cui era un suo sistema, credo. Senti, ma ho in mente te era il lato B, tornando a voi, Equipe 84. Io in mente te era il lato B di Resta. Perché? Pensa. E che ne so io, chiedo la casa discografica? No, non c'è più. La ricordi è stata assorbita. Va bene. Ogni mattina, com'è che fa? Pronto? Buongiorno, amici, grazie. Sbaglio. Ed ogni sera, ed ogni notte. Tricca, tricca, com'è? Vedo in mente te. Vedo in mente te. Che è la canzone, sta grazie. Stai attento che non venga a menarti, stai attento un attimo. Attenzione. Che è la canzone di chiunque sia stata un po' innamorato. Ho in mente te, proprio la canzone per eccellenza di quando ti svegli innamorato la mattina. Mentre il 29 settembre mi vengono a dire, io mi sono sposata il 29 settembre. Mia figlia è nata il 29 settembre. È quello delle nascite dei matrimoni. Ah sì, chissà perché. Senti, ma è vero che lui ti disse che aveva imparato da te, Lucio, a cantare? Lucio, allora, un giorno noi eravamo a casa mia e stavamo mettendo giù un arrangiamento che dovevo fare io per i Dig Dig, producevo i Dig Dig in quel periodo, che di Vendo Casa. E Vendo Casa era una canzone di Lucio, certo, perché loro erano stati prodotti anche da Lucio, quindi diciamo... Tutto torna. A un certo punto abbiamo finito di incidere questa cosa, io e Lucio, lui mi guarda negli occhi e mi fa, a Mauri, te devo dire una cosa. Io dico, dimmi Lucio, io ho imparato a cantare da te. E lui, devo dirti che complimenti, io non li avevo mai sentiti. Cioè neanche bene, 29 settembre, niente. Allora ho detto, oh, grazie, non so che dirti, però ho corretto i tuoi errori, cioè proprio paravanza, prima mi ha dato... Altri successi dell'Equipe 84, Tutta mia la città, spiegami come mai una giornata al mare, Tutta mia la città è divina. La città bellissima quella. È tutta mia la città. Tutta mia la città. Questa notte un uomo piangerà. Ma perché ti comporti così? Spiegami come mai. Guardi me, ma stai sempre con noi. Spiegami come mai. Spiegami come mai. Una giornata boom. E peraltro il 30 marzo è morto anche Alfio Cantarella, quindi sei l'unico del gruppo rimasto. Mi ha fatto il regalo il giorno del mio compleanno e se n'è andato il giorno del mio compleanno, quasi a dirmi, D'Equipe, sei rimasto solo tu. E allora non devo dirlo, lo so, bisogna essere positivi, ma io sono positivo. Io la mattina passo davanti allo specchio nel bagno e dico, va che figo. Senti, sì, principe, ma che poi tu in realtà hai cominciato a suonare da ragazzino, famiglia sfollata dopo la Seconda Guerra Mondiale, durante la Seconda Guerra Mondiale, c'è questa immagine bellissima che vorrei che ci raccontassi, cioè quando papà, che era partigiano, dice... Allora, aspetta, la racconto, mia mamma si commuove, me l'ha raccontato 10-20 volte, perché si commuoveva e viveva questa storia tutte le volte e la riviveva. Dice che un giorno eravamo sfollati, io ero appena nato, eravamo sfollati in questa casupola sul Secchia, sul fiume Secchia, al Pigneto di Modena. E in quel periodo il fiume ad aprile, mia mamma diceva sempre che era il 25 aprile, ci credo poco su questo, però diciamo che era in quella zona lì.
Dice che un giorno vedeva dal fiume, che era con pochissima acqua, arrivare un carretto con un uomo nero, col mantello, il cappello nero, eccetera, che gridava Clio, mia mamma si chiamava Clio, dal coso, lei riconosce che era mio padre, corre e a metà fiume lui ferma il carretto in 3 centimetri d'acqua e si abbracciano, perché lui gridava Clio è finita la guerra. E si abbracciano e il campanile di Roteglia, che era il paesino di fronte, comincia a suonare le campane e poi si sentivano le campane di tutti i paesi intorno, con mia mamma e mio papà abbracciati in mezzo al fiume, immagina. Bella predoca a me a pensarci. Ma perché papà era fuori casa, perché mio papà stava, combatteva sulle montagne. Partigiano Montefiorino, sì. Che scenetta, bellissima. E quindi quel ragazzino sfollato poi arriva dove è arrivato e ti rivediamo qui a Sanremo con Lucio Dalla. Anche a Sanremo sono andato. Yes, darling. Compiva 16 anni quel giorno la mia mamma. Le strofe di taverna le cantò. E forse fu per gioco o forse per amore che mi volle chiamare come nostro signore. Della sua breve vita il ricordo più grosso è tutto in questo nome. Un altro che avrebbe compiuto 80 anni, un altro grande che avrebbe compiuto 80 anni, Dalla. Lucio Dalla. Grande Lucio. Sempre. Senti, ma nella tua autobiografia hai raccontato anche della prima volta che hai fatto l'amore? Sì, ma devo dire che Massimo Cotta, sai che non mi ricordavo dove gliel'ho detto a Massimo, perché l'ha scritto poi lui il libro, l'ha cablato lui. Sì, sai, io avevo 15 anni, 16. 15, 16. O qua c'è scritto 14, vabbè. 15 o 16 è molto presto, comunque. Dato che probabilmente sono io che non mi ricordo quanti anni avevo, posso aver detto 15, 14, 15, adesso ho detto 15, 16. Certo non ne avevo 20, ecco. Però una compagna di una vicina di Ombrellone nostra, di mia madre, diceva, di 23 anni, diceva sempre che si annoiava, eccetera. Mia madre un giorno tirò fuori la famosa frase: ma perché non ti unisci a mio figlio che alla sera vanno a divertirsi con la chitarra in spiaggia? E lei, sì, volentieri. Io, no, è una vecchia, che poi per me, da 23 anni era una vecchia lei. Ma non fu così, perché andammo a questa festicciola in spiaggia, c'era il fuoco, la chitarra, lei vestita con un abito quasi trasparente, molto bella. E poi mi portò, aveva la 500, mi caricò nella 500 e mi portò verso casa. Lì ebbi la ebbi la sindrome della papera, perché passando davanti a casa mia per un minuto dici qua e lei e andò dritto e arrivò in un posto dove c'erano delle dune meravigliose disabitate. Cioè lei proprio ha deciso che siamo sempre noi donne. C'erano delle dune meravigliose, sì. Eccetera, la luna sul mare, luna piena, bellissima. La 500 la parcheggio con la mia chitarra sopra e dice: vieni con me, scavalca la prima duna, un paesaggio meraviglioso, la silhouette della luna intorno a lei che la illuminava dal mare era meravigliosa. Mi dice: hai mai fatto il bagno nudo? Ecco, e io no. Vieni, sarà meglio che tu provi per la prima volta con me, eccetera, una cosa del genere mi ha detto. E io proprio sono rimasto un attimo sorpreso, ho detto: ma scusa, se mi ciulla la chitarra? Cioè, proprio avevo altri problemi. Però ricordo, è rimasto bello. Ma dove eravate? Al mare dove? Tra Viserba, Torre Pedrera, quei posti lì. Ma c'è questa ragazza, c'ha un nome, l'hai mai più rivista? Si chiamava Mary. No, non l'ho mai più. Mary, a parte che, scusa, se aveva 23, io 15. Era la tua fidanzata? No,
E non lo diventò neanche. Ma non è mai più, cioè, è stata proprio un'iniziazione, una divinità che ti ha portato verso alla scoperta della sessualità. Che fu la mia guru. Vabbè. Che adesso si dice. La lettera e consiglio della mamma che aveva detto: unisciti a mio figlio. Esatto. Sì, fu lei. Infatti, quando poi glielo raccontai, dici: complimenti, bel casino che hai fatto. Però. Ah, gliel'hai raccontato pure alla mamma? Sì. Cioè, no, con i miei genitori. Tu sei raccontato a casa e hai detto alla mamma: dico, mamma, sai, c'è mamma Clio, c'è stata Mary che. No, io sono partito dicendo: mamma, bella idea che hai avuto. Perché? E lì ho spaperato. Hai spaperato, bellissimo. Spaperato. Raccontami della maialina di zucchero di Adelmo Fornaciari. Cioè, zucchero. Che non è una metafora, è proprio una maialina vera. Zucchero è un personaggio straordinario, siamo molto amici, è una persona che stimo sia come artista che come amico, è un po' un caratteraccio, però insomma quando ci siamo conosciuti, ci siamo frequentati, a un certo punto nella sua casa lì a, nella, insomma, nella sua casa in a campagna, Pontremoli. Sì, aveva cominciato a dire no, adesso qui ci faccio uno zoo, aveva cominciato a mettere gabbiette e gabbiotte. Cioè, c'erano i due carabinieri che erano i tacchini, sai, detto da lui, ti stavo dicendo, il poi procione. Aveva un procione, aveva una roba, e aveva una maialina che lui aveva chiamato Adelmina, lo sai che lui si chiama Adelmo, di vero nome, e che lo seguiva proprio come un cagnolino, andava sempre da lui. Aspetta a dire amore. Passa il tempo, eccetera. Aspetta a dire amore. Passa il tempo, torno lì da lui. No, c'è una cena, vieni. Sì, sono andato a sta cena a casa sua e a un certo punto, con mia meraviglia, vedo che mangiamo delle costine di maiale. E gli ho detto: ma Adelmo, Adelmina si incavolerà, cioè se sente l'odore, che fa? Mi fa: oh, ma c'è poco da incavolarsi, Adelmina. Sarà mangiato la maialina. Sì, dice che non era stata bene. No. E che, vabbè, adesso non facciamo stare, adesso mi telefono a zucchero incavolato. No. Cioè, se lui prima aveva l'animale domestico e poi se l'è mangiato. E beh, piuttosto che lasciar morire, non so. Ah, non cioè, me ne intendo. Ma... Ascolta, vabbè, io maiali, non me ne intendo molto. Prendiamo un velo pietoso su tutta ma la no, vicenda. Ma che velo pietoso? Era buona Adelmina almeno, cioè il suo sacrificio è stato... buonissima Adelmina, ma stato, proprio buona. Vi ha reso felici, vabbè, dai. Di vabbè, carattere anche. Vabbè, Adelmo e i suoi Sorapis, Zucchero Fornaciari, Dodi Battaglia, Umberto Maggi dei Nomadi, Michele Torpedi, Fio Zanotti e c'eri pure te, questi Adel, chi era? Questo no. Eccoli no. Qua. Lei era tua, lei era sola, questo non l'ha detto mai, mai. Oramai è già mattina e cerchiamo un po' di lei. Oggi è sei qui, non è notte, adesso è giorno, come vedi, yeah, 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 yeah. Vorrei, ma a volte nevica giù il mio cuore. Ecco, come giustamente ha scritto Emiliano Enrico nei Bander, cosa che ripeto sempre, mi sono anche stufata di ripetere, ora fa ridere, eravamo io, Maurizio Vandelli, Zucchero, Dodi Battaglia, eccetera, eccetera. Sei divertito? Sì. Senti, tanto per farti un altro amico e poi vediamo una clip e andiamo a cantare. Parlami male di Paul McCartney. Tanto quello non ci vede, spero almeno non ci veda. Non abbiamo problemi. Allora, sì, non mi scrivo. Esatto. Sai che mi fa un po'... Non è parlare male di Paul McCartney. No, vai, se ti preoccupa, faccio io. Combattissimi, mi tocca alzarmi in piedi. Vabbè, dopo ci alziamo in piedi. Vabbè. Dai, che ha combinato Paul? Allora, Paul... Allora, sono andato con un mio amico Giorgio Comeschi, poi insieme con i miei amici...
un mio amico regista, la moglie, eccetera, Marco Ferreri con la moglie, eh? Siamo andati, grazie a Giorgio Gomeschi, che era il produttore degli Yardbirds, manager dei Rolling Stones, eccetera. Vabbè, insomma, andati, stavi con i Beatles. Eravamo a Londra. E lui ci ha detto, c'è un gruppo mio, che produceva lui, che suona, vieni stasera, eccetera, posso portare Marco Ferreri? Sì. Bene, io, Marco Ferreri, la moglie di Marco, andiamo giù in questo locale fumoso, che forse è il Marchio, forse lo Spichi, non mi ricordo che, qual era il nome del locale. Andiamo giù, c'è un tavolo e Giorgio comincia a presentare. Nel frattempo io resto incantato da una donna che dico, io questa la conosco, e non mi veniva in mente chi era. Comunque passa il tempo, lui comincia a presentare, this is Marco Ferreri. E poi arriva. Scusate, ho distrutto, lasciamo, me lo devo togliere, no? Perché ho un po' d'agitazione, ho fatto qualche cosa che non dovevo fare, forse. Metto così. Che mi sono un brusio. A un certo punto Giorgio dice: this is Jane Asher. Io dico: Jane Asher? Ma non era donna di Paul McCartney? Io avevo Paul McCartney qua e non me ne ero accorto. Oddio. Ma dai. Ce l'avevi vicino. E allora. Anche Paul si gira verso di me, perché a un certo punto segna me, lui si gira con un sorriso verso di me e Giorgio dice, e questo è, lo dico in italiano, il leader del gruppo Beat più famoso in Italia. Ho visto Paul McCartney proprio fare... No, non ci posso dire. Si è alzato anche di 2 metri. No. Non ma più, come si dice la parola, per tutta la calcolato. Sera, non ma più calcolato. Calcolato. Non ma è alto Paul McCartney, non mi pareva tanto. Non alto. Lo so, è rimasto seduto. Io Lui si è girato e poi. Sì, cioè, come andare magari a dire. Qualcuno l'ha chiamato. No, è stato era la presentazione di Gomeschi. Ci ha presentato a un certo punto, quando è arrivato. Questo Maurizio è il leader del gruppo Beat più famoso d'Italia. Pensa a dire così una cosa, Paul McCartney mi ha praticamente disintegrato nella sua memoria. Ma antipatico nella... però. Che antipatico. Fantastico sì, 10, ci sei tu, eravamo io, Anna Oxa, Peppino Di Capri e Massimo Ranieri. Mamma mia. Apro gli occhi e ti penso, mi dormente te, e dormente te. Io cammino per le strade, farsi un'altra amica, vieni Maurizio, andiamo a cantare, mentre andava la clip fa, la Oxa sorrideva, sì, quindi virgola, virgola che bella che è, no, hai detto strano che sorrideva, no, ma cosa mi stai cercando di far dire, il fascino di Anna Oxa passa è anche dal fatto Anna. Che ha questo aspetto diciamo molto, non serio, non so come dire, sì, austero, non dà confidenze. Insomma, ma no, ma non è mica vero, ma cosa com'è? Dici, cosa dici, no, mai? No, quando scherzo pure, ma dove è finito Lucio? Datemi Lucio, scusami. È sparito. Però è sparito, io lo volevo mettere qua perché tu ci canti adesso. Ah no, scusa, adesso fammi dire una cosa però. D'accordo che il 12 sono al Duse di Bologna, ma non è che faccio... solo Battisti, se non faccio alcune canzoni dell'Equipe me menano. Giusto, questo diciamo non l'abbiamo messo in dubbio. Poi vi faccio vedere anche, vieni Dario, dai, dove lo mettiamo? Qui? Mettiamo qua accanto. C'hai delle idee strane tu però. Io, ma oggi è 1° maggio, sono stanca, amico mio. Se non invento delle stupidaggini, non so come, mi annoio. Che ci fai ascoltare? Un pezzettino di una canzone dell'album Emozioni Garantite che farò al Duse, eccetera. Ok, guarda caso è un'avventura, una cosetta. Chissà perché. Maurizio Vandelli. Ah, vabbè, e ci sono, scusate.
sarà un'avventura, non può essere soltanto una primavera. Questo amore non è una stella che al mattino se ne va. Oh no, 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 non sarà un'avventura. Quest'amore è fatto solo di poesia. Tu sei mia, tu sei mia, fino a quando gli occhi per guardare gli occhi tuoi. Innamorato sempre di più, in fondo all'anima per sempre tu, perché non è una promessa ma quel che sarà. Domani è sempre, sempre di sempre vivrà, sempre vivrà, sempre vivrà, no, non sarà. Ma che grazie. Meraviglia! Grazie, grazie, grazie. Avevo un problema. Di tornare riccia mentre ballavo e quindi ti ha sparapacchiato questo. No, avevo fanciullo. Un piede io. Avevo. Grande Maurizio. Grazie, grazie Serena. Sempre un piacere averti ospite. Sai, ti applaudiremo con grande gioia. Perfetto. Ciao Morlock. Io lo chiamo Morlock, la Morlock. Morlock. Serena, come mi chiami? Serena. Serena. Seri, o la Borton. Va bene. Sei un mito. Ti aspettiamo, sei un mito. Grazie, grazie Maurizio. Grazie.